iniziativa con zero e più democrazia. La persona che vedete in alto sulla destra è Paolo Michelotto, un cittadino che ha vissuto molto tempo a Vicenza, poi si è trasferito a Rovereto, in provincia di Trento. Questo cittadino, non contento della democrazia italiana, cosa ha fatto? A un certo punto ha cominciato a studiare, andare in diverse biblioteche per studiare dei sistemi democratici più evoluti, più avanzati, scoprendo la democrazia diretta esistente in Svizzera, poi anche attualmente in Baviera, negli Stati Uniti da oltre un secolo, approfondendo la materia, è andato proprio personalmente per verificare da vicino come in Svizzera i cittadini vivono la democrazia. È andato anche in Baviera. Da lui nasce, l'anno scorso, già un primo lancio di un'iniziativa a livello nazionale, la Settimana della Democrazia Diretta, a cui ha aderito anche Democratici Diretti, c'è cioè Pino Strano. Ci siamo visti dopo tanto tempo anche quest'oggi, quindi è anche un piacere rivedersi. E a questa Settimana della Democrazia Diretta, dove si sono tenuti convegni in una trentina di città in tutta Italia, dal nord al sud Italia, per presentare appunto la democrazia diretta in Italia, come potrebbe essere, e in altri stati nel mondo. Da Paolo Michelotto nasce poi anche questa iniziativa, un'idea di presentare un progetto di legge di iniziativa popolare che ha accolto l'adesione di molte più associazioni di quanto non abbia accolto la Settimana della Democrazia Diretta. Per la Settimana della Democrazia Diretta avevano aderito 9 associazioni, fra cui ho detto i Democratici Diretti, il Comitato Cittadino di Democrazia Diretta che rappresento quest'oggi, mentre questa iniziativa ha raggiunto già una trentina di liste, associazioni, comitati, tutte diciamo realtà popolari cittadine. Allora, l'articolo 71,2 della Costituzione italiana prevede che 50.000 cittadini elettori possono presentare al Parlamento un disegno di legge. Quorum zero e più democrazia, infatti, è un disegno di legge di iniziativa popolare. La legge attuativa di questo principio, di questo diritto costituzionale dei cittadini elettori, è la legge 352 del 1970. Negli articoli che vedete nella slide si parla di come deve essere presentato il disegno di legge di iniziativa popolare. Quindi un comitato di almeno 10 cittadini elettori deve presentare alla Corte di Cassazione un disegno di legge, e questo è quello che è stato fatto il 13 febbraio di quest'anno, anziché 10. Quelli che vedete raffigurati sono i 17 firmatari che hanno depositato il disegno di legge in Cassazione. Il professor Michele Ainis, docente di diritto costituzionale universitario, scrive sull'Espresso, sempre qualche mese fa, un articolo interessante intitolato "Gli elettori scoprono la democrazia diretta". In questo articolo elenca diversi disegni di legge di iniziativa popolare che sono in giacenza in Parlamento in attesa di essere discussi. E cita anche questo disegno di legge, Quorum zero e più democrazia. Lo definisce addirittura la proposta più dirompente, pubblicata sul foglio legale dello Stato, cioè la Gazzetta Ufficiale, il giorno successivo alla presentazione, quindi il 14 febbraio. Quorum zero ai referendum, firme elettroniche, recall, che sarebbe la revoca degli eletti, e poi referendum propositivi confermativi, di cui alcuni anche obbligatori. Insomma, dice Ainis, l'uso di uno strumento di democrazia diretta, cioè le leggi di iniziativa popolare, per rafforzare la democrazia diretta. Perché rafforzare? Allora, l'obiettivo principale di questa idea, di questo disegno di legge, quale sarebbe in sostanza? Sono due sostanzialmente i motivi. Uno, potenziare
degli strumenti di democrazia diretta già previsti dalla nostra Costituzione fin dal 1948, secondo motivo di aggiungere altri strumenti di democrazia diretta esistenti da ben oltre un secolo in altri paesi del mondo. Parliamo della California e della Svizzera, ad esempio. I punti qualificanti, quelli in realtà sono di più, ma questi diciamo sono i più importanti. Allora, innanzitutto quorum zero a tutti i referendum, la revoca degli eletti, referendum propositivi e confermativi, in alcuni casi, come ti ho detto prima, obbligatori, petizione con tempi certi di risposta, che adesso non ci sono, cittadini autenticatori, come in Svizzera, indennità dei parlamentari stabilita dai cittadini, poi vedremo in che modo. Allora, innanzitutto, primo punto più importante, infatti il titolo della legge è quorum zero, eliminare il quorum da tutti i referendum. Che cos'è il quorum? Il quorum è il numero di partecipanti necessario affinché una votazione sia legalmente valida. Solitamente si usa ai referendum, però ad esempio nel caso della Serbia esiste anche nelle elezioni del presidente. Infatti il presidente serbo Boris Tadić è stato eletto dopo due votazioni che sono state annullate per mancato raggiungimento del quorum. Dove esiste il quorum ai referendum? Italia, Slovenia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Dove non esiste il quorum ai referendum, non esiste in Spagna, in Francia, in Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Paesi Bassi, Finlandia, Islanda, Svizzera, 26 degli Stati Uniti d'America, Nuova Zelanda e Australia. Andiamo avanti. Quanto è il quorum in Italia? Queste sono informazioni che penso che non tutti sappiano, anche perché sappiamo che molte persone non sanno, ad esempio, che ci sono delle differenze dei referendum comunali che non esistono a livello nazionale, ma esistono a livello comunale, e si differenzia anche il quorum. A livello nazionale sappiamo che per il referendum abrogativo di legge il quorum è il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Il referendum confermativo, che riguarda le leggi costituzionali, di revisione costituzionale, non ha quorum. A livello locale, invece, i referendum regionali, il quorum varia dal 50% fino al 30% in Toscana. A livello di province è solitamente il 50%, tranne la provincia di Bolzano, che è il 40%, e nei comuni si varia, si va dal 70% al 0, senza quorum. Andiamo avanti. Questo è un esempio di 12 comuni, i primi 11, eccetto Villa Lagarina, che è in provincia di Trento, sono tutti in provincia di Bolzano. L'Alto Adige è la regione d'Italia più avanti sotto questo aspetto. Come vedete, ci sono 10 comuni che hanno referendum comunali senza quorum. L'ultimo è stata una grossa sorpresa, una novità, nel 2012, all'inizio di quest'anno, a Sassello, in provincia di Savona, il quorum, non solo hanno eliminato il quorum, ma hanno aggiunto addirittura 3 tipi di referendum forti, confermativi, propositivi e anche di bilancio. Ragioni per togliere il quorum. Il quorum, contrariamente a quanto forse si pensava, diminuisce l'affluenza alle urne. Ci sono citati due esempi: il referendum del 25-26 giugno del 2006, che era un referendum confermativo, devolution, se ricordate, c'è stata un'affluenza del 52,3% degli aventi diritto al voto. Referendum del 21 giugno 2009, che era abrogativo, quindi un quorum del 50% più uno, un'affluenza alle urne del 23,3%.
Dal 1997 al 2009 sono stati invalidati ben 24 referendum per mancato raggiungimento dei quorum. Tradotto in moneta, sono stati spesi 7 miliardi e 200 milioni di euro senza poi avere avuto una decisione popolare, perché voi sapete che il referendum è uno strumento che consente al popolo di confermare o bocciare, diciamo, una decisione parlamentare. I sostenitori del no vincono facilmente poiché sono più avvantaggiati, perché dispongono di un mezzo di persuasione che costa poco denaro, quasi nulla, cioè la campagna per l'astensionismo. Non andate a votare il referendum, intanto una bazzanata, abbiamo ragione noi, abbiamo studiato tanto, abbiamo proposto, abbiamo valutato, e la gente, molte persone, non va a votare il referendum. È un bastone tra le ruote della democrazia in quanto permette ai detentori del potere di tutelarsi dal controllo dei cittadini, causa meno dibattito e meno informazioni, poiché i sostenitori del sì e del no tendono a veicolare i loro sforzi al mancato raggiungimento del quorum anziché fare un'adeguata informazione e quindi stimolare anche la partecipazione dei cittadini. È un premio per chi non partecipa. Infatti, se il referendum viene invalidato perché molti non sono andati a votare, praticamente si vanifica invece lo sforzo fatto da coloro che si sono informati soprattutto e sono andati poi anche alle urne a esprimere il loro parere. I cittadini valgono quanto gli eletti. Allora, abbiamo visto prima nel referendum del 2009, no? Il minimo di partecipazione è stato del 23,5%, circa 10 milioni di persone. Secondo voi vale più la decisione di 945 eletti o di 10 milioni di cittadini che sono andati spontaneamente alle urne a votare? Non tutti coloro che non votano il referendum sono favorevoli al no, come molti pensano, perché ci sono delle persone che non possono andare a votare al referendum, o perché non sono residenti, non sono attualmente nel loro comune di residenza, o per motivi di salute, o per una scarsa informazione, e di conseguenza molte persone, quando non capiscono cosa non devono andare a votare, preferiscono non andare a votare, o per disinteresse, o per non rischiare di prendere una decisione sbagliata. Causa l'allontanamento delle persone dal voto, mentre la sua abolizione, rendendo valida qualsiasi procedura decisionale, stimola maggiormente i cittadini a presentarsi alle urne, sia per revocare una decisione presa dagli eletti, sia per confermarla. E poi non viene applicato in maniera equa, in quanto non è presente nei processi elettorali. Se fosse presente il quorum anche alle elezioni, molte elezioni sarebbero state invalidate, come abbiamo visto nel caso delle presidenziali in Serbia. Adesso vediamo cosa prevede il disegno di iniziativa popolare Quorum Zero. Innanzitutto il disegno di legge comprende 18 articoli che vanno a modificare la Costituzione italiana. È un disegno di legge che è formato da 18 articoli. Allora, intanto il Parlamento prenda in esame un disegno di legge popolare e che lo deve votare entro 12 mesi, altrimenti si va al referendum. E qui occorrono 50.000 firme. Poi c'è il disegno di legge di iniziativa popolare, voto popolare, che può sembrare simile al precedente ma è diverso. E qui in questo caso il Parlamento prende in esame un disegno di legge popolare, può fare una proposta, sempre entro un tempo stabilito, che è di 12 mesi, dopodiché, se il comitato promotore del referendum accetta la controproposta, non si va al referendum, altrimenti si va al referendum, in questo caso occorrono 500.000 firme, il popolo può votare sia a favore della controproposta, sia a favore della proposta di legge del comitato, oppure può votare a sfavore di entrambi o a favore di entrambi. Ultimo caso, la maggioranza dei voti decide quale, se la controproposta o il disegno di legge popolare deve
andare, passare, diventare legge. Referendum propositivo come esiste in California e in Oregon, tanto per citare due stati dei 26 precedentemente annunciati, il disegno di legge presentato dal popolo diventa legge se viene approvato dai cittadini con votazioni, in questo caso per un referendum propositivo occorrono 1 milione di firme. La revoca degli eletti, praticata negli Stati Uniti, in Svizzera, in Germania, in Canada, in Argentina, in Venezuela e in Bolivia, in questo caso occorrono 500.000 firme, oppure il 12% degli elettori del collegio di pertinenza. Le quattro persone che vedete elencate sono Gray Davis, il partito della sinistra, l'ex governatore della California, che è stato sostituito da Schwarzenegger, dopo essere stato revocato dai cittadini. Il secondo è Hugo Chavez, presidente del Venezuela, che è stato sottoposto a revoca, ma è stato riconfermato, quindi ha vinto il referendum. Idem Evo Morales, presidente della Bolivia, ha vinto anche lui il referendum. L'ultimo che vedete sulla destra invece è un sindaco di un comune tedesco, Duisburg, che è stato revocato con ben 40.000 voti in più di quelli necessari. Occorrevano 80.000 voti per la revoca e hanno votato contro di lui 120.000 cittadini, un Länder tedesco, quest'anno, nel 2012. Referendum confermativo facoltativo, come esiste in Svizzera, dal 1874. Le leggi approvate dal Parlamento restano in sospese per 90 giorni se 11 cittadini elettori almeno propongono referendum dall'approvazione della legge in Parlamento. E referendum confermativo, in questo caso obbligatorio, come esiste in Svizzera dal 1848 per quanto riguarda le modifiche costituzionali, e in questo caso noi lo vorremmo applicare alle modifiche non solo della Costituzione ma anche sulle leggi elettorali, finanziamenti ai partiti e soprattutto ratifica di trattati internazionali. Cioè il Parlamento non può ratificare o cedere sovranità attraverso dei trattati internazionali se non dopo l'approvazione del popolo. Il referendum obbligatorio in questo caso non richiede né raccolte firme e nemmeno proponenti, è automatico. Per queste materie quindi ci vuole un referendum obbligatorio. Altri aspetti: l'indennità dei parlamentari stabilita dai cittadini al momento del voto. Nella scheda elettorale sarà aggiunta una casella dove il cittadino può, in base al reddito medio del cittadino italiano, può scrivere un coefficiente moltiplicativo che vuole assegnare al parlamentare, un coefficiente che varia da 1 a 10. Firme elettroniche: c'è una direttiva UE che impone anche all'Italia l'utilizzo delle firme elettroniche entro la fine di quest'anno. Cittadini autenticatori, come dicevo prima, come in Svizzera e in California, un cittadino che vuole rendersi disponibile ad autenticare le firme lo può fare, si assume ovviamente tutte le responsabilità civili e penali che comporta e può autenticare le firme. Petizione popolare con obbligo di risposta entro 3 mesi, una petizione presentata al Parlamento deve avere una risposta entro 3 mesi, mentre oggi sappiamo che questo principio costituzionale non è ancora stato regolamentato da nessuna legge e non esiste una legge che stabilisce come i cittadini possono presentare una petizione al Parlamento, pur se previsto dalla Costituzione fin dal 1948. Cosa importantissima, come accade in Svizzera, libretti informativi e spazi pubblici gratuiti ai cittadini sotto campagna referendaria. I cittadini, quando si dice un referendum, devono essere preventivamente informati sull'oggetto del referendum. Ci sarà un'informazione, i sostenitori del no diranno la loro, i sostenitori del sì diranno la loro e ovviamente avranno anche a disposizione sotto campagna referendaria degli spazi gratuiti per potersi riunire e discutere anche chi vuole riunirsi e chi vuole discutere.
L'introduzione a livello locale di referendum consultivi, confermativi, prerogativi e propositivi senza quorum su tutti i temi di competenza dell'ente. In questo caso si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 118 della Costituzione che riguarda le iniziative dei cittadini, anche se non è necessariamente obbligatorio, perché come ho detto prima e come avete visto prima, già in 12 comuni sono stati introdotti referendum confermativi, propositivi e abrogativi a livello comunale, cioè negli statuti comunali. Si avrà un controllo effettivo dei cittadini sull'amministrazione, commenti che abbiamo sentito da diversi relatori anche prima, scelte più condivise, obbliga una maggiore trasparenza dell'amministrazione, maggior senso civico dei cittadini, perché i cittadini quando sanno di poter contare qualcosa sono anche più incentivati e vogliati a partecipare. Anche le minoranze possono farsi sentire, perché possono proporre un referendum e poi alla fine si coinvolge anche poi la maggioranza. C'è una più equa distribuzione del potere politico che in una democrazia compiuta, vera, reale e fondamentale. Velocemente, democrazia diretta nel mondo, Svizzera, Stati Uniti e Baviera, dal 1990 anche in Baviera hanno fatto dei passi avanti. Come dicevo prima, Svizzera, referendum obbligatorio dal 1848, in Svizzera ogni modifica alla Costituzione deve essere approvata dai cittadini, e questo da oltre un secolo. Dal 1874 sempre in Svizzera c'è il referendum opzionale, che da noi, cioè noi lo proponiamo come referendum confermativo, in questo caso facoltativo, cioè il popolo, se dal momento in cui il Parlamento promulga una legge vuole un referendum, lo richiede, altrimenti la legge entra in vigore dopo un determinato numero di determinato tempo, in questo caso in Svizzera dopo 100 giorni. Referendum e iniziativa, quindi propositivi, in 27 degli Stati Uniti su 50, non a livello federale, hanno questi strumenti. Quindi il 70% dei cittadini vivono in città o in stati dove ci sono referendum o iniziative, tutti senza quorum. Questi sono metodi di partecipazione, di discussione e di votazione, sono i cosiddetti town meeting che sono nati 400 anni fa, quindi non l'altro ieri, nel Nord America, anche se erano in forme più rudimentali. Una di queste la potete vedere nella seconda diapositiva a destra in alto. Questo è un town meeting che si è svolto 22 volte nel 2007 su una determinata materia a Middleborough nel Massachusetts. Vedete che sono in un campo, hanno imbastito un tendone provvisorio, no? Poi ci sono invece dei metodi più moderni, dove vedete ci sono degli schermi, ogni tavolo ha un computer, ci sono gruppi di persone disposti su tavoli che avanzano le loro proposte, le votano, se le discutono, ogni computer è poi collegato a un terminale centrale, le proposte più votate vengono elencate in quegli schermi che vedete e vengono poi discusse e portate all'attenzione dell'amministrazione, che è obbligata a discuterle. Referendum di bilancio finanziario esistono in Svizzera, a livello cantonale, specialmente a Zurigo, ad esempio una spesa dell'amministrazione che supera 1 milione di franchi è soggetta a conferma popolare, quindi a referendum. Ecco, le consultazioni popolari sono un costo che ricade sui contribuenti, come affermano chi, soprattutto, chi vuole mantenere un potere esplosivo, quindi i nostri amministratori spesso usano questa obiezione. Bene, questo signore, da un'analisi statistica che ha condotto, è un economista e docente dell'Università di San Gallo ed è stato ex presidente del Consiglio per l'Economia del Governo svizzero dal 2004 al 2007, da questa sua statistica emerge l'influenza della democrazia diretta anche sulla crescita economica. Andiamo avanti. Il PIL pro capite
è maggiore del 15% in base alla media. I servizi pubblici costano meno, ad esempio la raccolta di rifiuti, nei cantoni svizzeri dove hanno maggiori strumenti di democrazia diretta, la spesa sulla raccolta di rifiuti è inferiore del 20%. Dove i cittadini votano il bilancio comunale, l'evasione fiscale è meno del 30% rispetto alla media, dove c'è il referendum di bilancio la spesa pubblica è inferiore del 10%, dove c'è il referendum finanziario il debito pubblico è meno 25%. Alcuni testi che parlano di democrazia diretta, questo è un libro scritto da più persone, fra cui io e l'amico Pino, è stato scritto da 6 persone, è scaricabile per ora solamente in formato PDF online, sia sul blog di Paolo Michilotto, sia sul blog del Comitato Cittadini Democrazia Diretta, ma anche sulla rete dei cittadini e anche sul suo blog personale. Comunque si trova, diciamo, tutte le associazioni che hanno aderito alla settimana della democrazia diretta l'hanno reso disponibile. Qui c'è il libro che ha scritto Paolo Michilotto dopo aver fatto i suoi viaggi in Svizzera e in Baviera, decidendo di presentare la democrazia diretta in Italia, e qui ci sono altri testi interessanti scritti da altri autori, ovviamente anche provenienti da paesi a stretto contatto con la democrazia diretta. Uno, Thomas Benedicter, è una persona interessante che si occupa anche di studio di democrazia diretta e rimane anche aggiornato a livello internazionale e europeo su quelli che sono i cambiamenti e lo sviluppo della democrazia diretta in Europa. La legge di iniziativa popolare può non essere più di democrazia diretta, si può firmare anche a Milano in tutte le circoscrizioni, se non hanno cambiato niente con questa amministrazione mi risultano ancora 9. Dico bene, sono ancora 9 le circoscrizioni a Milano. Sono depositati i moduli di raccolta firme, gli indirizzi esatti dove sono dislocate le circoscrizioni sono al sito U10 più democrazia, insieme a tutte le altre informazioni sull'iniziativa potete leggere il testo di legge e tutto quanto, e ovviamente anche nella sede centrale di Via Larga a Milano. Firmate questa iniziativa, non firmate un referendum, non dovete dare nessuna decisione, non si prenderà nessuna decisione, la vostra firma serve solamente a poter presentare al Parlamento questo disegno di legge affinché venga discusso o comunque è ovviamente emendabile, può essere sottoposto a modifiche ovviamente dei parlamentari. Grazie dell'attenzione e spero di aver detto abbastanza.